Ciao, mi chiamo Limor Free e sono un'ingegnera qui alla Adafruit Industries. E qui è dove sviluppo i miei progetti, dove progetto circuiti per la moda, la musica e la tecnologia. Io sono Federico Gomez Suarez e sono uno sviluppatore di software con Microsoft Hack for Good. E cerco di usare la tecnologia per aiutarci a risolvere alcuni dei grandi problemi sociali del nostro tempo. Puoi aver sentito dire che il funzionamento dei computer è basato su uni e zeri. Oppure potresti aver visto immagini inquietanti come questa. Ma quasi nessuno oggi in realtà si occupa direttamente di questi uni e zeri. Ma uni e zeri giocano un ruolo fondamentale nel funzionamento interno dei computer. All'interno di un computer ci sono fili e circuiti elettrici che trasportano tutti i dati. Come si fa a memorizzare o rappresentare i dati usando l'elettricità? Dunque, se hai un singolo filo percorso da elettricità, il segnale può essere acceso o spento, on o off. Non sono molte possibilità, ma è veramente un ottimo inizio. Con un filo possiamo rappresentare un sì o un no, vero o falso, 1 o 0, o qualunque altra cosa che abbia due opzioni. Questo stato acceso o spento di un singolo filo è chiamato bit ed è il più piccolo dato che un computer può memorizzare. Se usi più fili, wires, hai a disposizione più bit, quindi più uni e zeri. Con più bit puoi rappresentare dati più complessi. Ma per capire questo, dobbiamo imparare qualcosa sul sistema numerico binario. Nel sistema numerico decimale abbiamo 10 cifre da 0 a 9 ed è il modo in cui tutti abbiamo imparato a contare. Nel sistema numerico binario abbiamo solo due cifre, 0 e 1. Con queste due cifre possiamo contare fino a qualunque numero. Ecco come funziona. Nel sistema decimale siamo tutti abituati al fatto che la posizione di ogni cifra ha un valore diverso. C'è la posizione 1, la posizione 10, la posizione 100 e così via. Per esempio, un 9 nella posizione 100 equivale a 900. Anche in binario ogni posizione ha un particolare valore, ma invece di moltiplicare per 10 ogni volta, si moltiplica per 2. Quindi c'è la posizione 1, la posizione 2, la posizione 4, la posizione 8 e così via. Per esempio, il numero 9 in binario diventa 1001. Per calcolare il valore sommiamo 1 per 8 più 0 per 4 più 0 per 2 più 1 per 1. Quasi nessuno fa questi calcoli perché il computer lo fa per noi. Il fatto importante è che ogni numero può essere rappresentato semplicemente da uni e zeri, o da un gruppo di fili che sono accesi o spenti. Più fili usi, più grandi sono i numeri che puoi memorizzare. Con 8 fili puoi memorizzare numeri tra 0 e 255, che corrisponde a 8 uni. Con solo 32 fili è possibile memorizzare da 0 a oltre 4 miliardi. Usando il sistema numerico binario puoi rappresentare qualunque numero. Ma come fare con altri tipi di dati? Come testo, immagini o suoni. Anche tutti questi dati possono essere rappresentati con numeri. Pensa a tutte le lettere dell'alfabeto. Puoi assegnare un numero ad ogni lettera. A può essere 1, B può essere 2, eccetera. Puoi quindi rappresentare ogni parola o frase con una sequenza di numeri. E come si vede, questi numeri possono essere memorizzati come segnali elettrici accesi o spenti. Ogni parola che vedi in ogni pagina web o sul tuo telefono è rappresentata usando un sistema come questo. Ora consideriamo foto, video e tutta la grafica che vedi su uno schermo. Tutte queste immagini sono fatte di piccolissimi puntini chiamati pixel. E ogni pixel ha un colore. Ogni colore può essere rappresentato con dei numeri. Una tipica immagine ha milioni di questi pixel.
e un tipico video visualizza 30 immagini al secondo, quindi stiamo parlando proprio di molti dati. Ogni suono è costituito da una serie di vibrazioni dell'aria. Le vibrazioni possono essere rappresentate graficamente con una forma d'onda. Ogni punto in questa forma d'onda può essere rappresentato con dei numeri. E in questo modo ogni suono può essere trasformato in una serie di numeri. Se vuoi una migliore qualità del suono, scegli un sistema audio a 32 bit o a 8 bit. Più bit significa un intervallo di numeri più ampio. Quando usi un computer per scrivere programmi o per creare la tua app, non hai direttamente a che fare con questi uni e zeri, ma gestisci immagini, suoni o video. Quindi, se vuoi capire come funzionano i computer al loro interno, tutto si basa su questi uni e zeri e sui segnali elettrici nei circuiti. Bit e circuiti costituiscono la base di come tutti i computer acquisiscono, memorizzano, elaborano e producono dati.